Buon pomeriggio da Emily Casciaro, bentrovati all'informazione di RT Calabria. Lo sentivamo prima nei nostri titoli, non percepiscono l'indennità di alcuni mesi del 2013 e di gran parte dei mesi del 2014. 60 lavoratori che percepiscono gli ammortizzatori sociali in deroga hanno occupato simbolicamente la sala del Consiglio Comunale di Crotone. Sentiamo. Il sindaco si è preso qualche altro giorno di tempo per trovare delle risposte a questi lavoratori. Sì, anche se non è che il sindaco noi pensiamo sia il responsabile di tutta la situazione che riguarda il problema degli ammortizzatori sociali. Pensiamo che il sindaco, quale massima espressione istituzionale del territorio, in quanto riveste anche la carica di presidente della provincia, deve, ha il dovere di farsi carico di manifestare, rappresentare quella che è davvero la situazione, quello che è davvero il disagio e l'esasperazione, perché ci troviamo ormai in una condizione di sopravvivenza. È banale dirlo, ma non ci sono i soldi per pagare le bollette, ci sono sfratti in atto, non ci sono i soldi per comprare il latte ai bambini, per chi ha figli piccoli. Ci sono tutte queste gravi condizioni di vita. Ci vuole un intervento politico, perché è solo quello che può risolvere la situazione. Quindi chi rappresenta il territorio di Crotone a livello comunale, provinciale, regionale, di maggioranza, di minoranza, insediati o meno, vecchi e nuovi, devono mettere in moto un atteggiamento, stimolare, sensibilizzare il governo su un atteggiamento che utilizzi vie straordinarie e metta in pagamento risorse che loro dicono di aver trovato. È appena finito l'incontro con il sindaco Vallone, cosa le ha detto? Che in pratica si sentirà di nuovo con il prefetto, quello che doveva fare 10 giorni fa, che dice che giustamente lui ha fatto, però gli altri prefetti in pratica non hanno fatto nessuna comunicazione al Ministero, in pratica perché dicono che nelle altre province non c'è nessun casino, l'unico casino che c'è è su Crotone, quindi di avere direttamente un colloquio anche ho chiesto io con gli onorevoli che abbiamo al Ministero, visto che non abbiamo uno solo, quindi che ci rappresenta là. Ma non si riesce a capire perché non gliene frega niente, diciamo così, di noi, di avere un'interlocuzione tramite il governo. Dice lui che farà questo entro 24 ore. Nello stesso tempo ci ha detto che ho lanciato, come dire, una provocazione, se lui ci avrebbe ospitato, se noi saremmo restati qua. Il sindaco civilmente ci ha detto che ci ospita tranquillamente qua. Quindi noi con i ragazzi abbiamo pensato adesso che resteremo qua. Ma l'incontro del sindaco, come tutti gli incontri col sindaco, sono stati sempre come dire, ottimi incontri, mi permetto di dire. Ci siamo detti nuovamente con quindi Peppino Vallone delle difficoltà che hanno tutti questi lavoratori ormai arrivati allo stremo delle forze, in quanto quindi esprimo la loro idea, il loro pensiero, sono da 14 mesi che non percepiscono reddito e quindi ovviamente sono tutti investiti da una serie di difficoltà che hanno le normali famiglie in ritardo di mensilità e quindi di reddito. Mi permetto di dire dallo sfratto, dalla bolletta della luce, ma anche dalla semplice autonomia ad andare avanti giorno per giorno, non c'è più. E quindi la grande difficoltà è l'iniziativa, tra virgolette, chiassosa dei lavoratori stamattina al Comune di Crotone. Svolta dopo 9 anni nell'omicidio di Giuseppe Caloio, avvenuto nel 2005 a Carlopoli, fu ucciso da una banda di romeni, uno di loro è stato arrestato. Era il 16 marzo del 2005 quando scomparve Giuseppe Caloia, rocatanzarese di Carlopoli, le cui tracce si erano perse a Cosenza in località Molino Irto. Ora i carabinieri della stazione di Cosenza Principale hanno ricostruito la scomparsa e le ultime ore di vita di Caloia, individuando movente, autore e rintracciando a Verona uno fra i responsabili. A finire manette il 34enne romeno Constantin Gabriel Sercaianu, senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, arrestato con l'accusa di omicidio
omicidio volontario aggravato in concorso e occultamento di cadavere. Dalle indagini è emerso che Sercaianu faceva parte di una banda composta in totale da 4 persone, tutte di nazionalità romena. Sono stati i 4 a tessere le trame della trappola messa su al fine di derubare Caloiaro della sua carta di credito e annesso PIN, attirandolo ad un appuntamento da cui la vittima non ha fatto più ritorno. I 4 romeni che dimoravano presso il centro di accoglienza Osi Francescana erano fuggiti al nord subito dopo la commissione del reato, quando ancora non era stata rinvenuta l'autovettura della vittima, una Mercedes bianca ritrovata poi 2 giorni dopo in località Ganci di Dipignano. Le attività investigative dei carabinieri hanno consentito di accertare che Giuseppe Caloiaro, dopo aver accompagnato la madre all'ospedale civile dell'Annunziata, dove era ricoverato il cognato, era giunto nei pressi del ponte di Mancini di Cosenza per un appuntamento con i romeni, i quali avrebbero procurato una badante all'uomo dietro compenso. I 4 avrebbero convinto Caloiaro a salire sulla macchina con loro con la scusa di accompagnarlo a conoscere la donna, ma giunti in zona Molino Irto il conducente avrebbe, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, imboccato una strada sterrata e fermato l'auto. A questo punto uno dei romeni, seduto sul sedile posteriore con un cappio, avrebbe bloccato l'uomo, mentre quello che era alla guida gli ha intimato di consegnargli il denaro nonché carta di credito con relativo codice PIN. Dopo essere stato rapinato, Caloiaro sarebbe stato ucciso con una lama. I 4 romeni avrebbero gettato poi il corpo in una scarpata e tentato di incendiare l'autovettura scappando a piedi. Uno di loro adesso è finito in manette, mentre per gli altri 3 è scattata la denuncia in stato di reperibilità. Intanto i carabinieri stanno cercando di recuperare il corpo di Giuseppe Caloiaro. E per 21 dei 42 medici di Crotone che erano finiti nell'indagine sulla truffa delle ricette nel luglio del 2011, accusati di essersi prestati a una truffa nei confronti del Sistema Sanitario Nazionale, è arrivata l'archiviazione. L'ordinanza è stata emessa dal GIP Bianca Maria Todaro. Lo ricordiamo, l'indagine sfociò nella resto del farmacista Luigi Lucente, scattarono ben 42 avvisi di garanzia nei confronti di medici di famiglia di Crotone. Per i restanti indagati sembrerebbe che il pubblico ministero andrà avanti con una richiesta di rinvio a giudizio. Ora ci spostiamo a Corigliano Calabro, nel Cosentino, dove oggi la Guardia di Finanza ha fatto un mega sequestro di un milione di beni per 1 milione di euro a un esponente della 'Ndrangheta locale. Sentiamo. Ammonta circa 1 milione di euro il valore dei beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catanzaro sulla base di un provvedimento di misura cautelare spiccato nei confronti di un noto esponente della cosca di 'Ndrangheta denominata locale di Corigliano, su disposizione della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Cosenza, che ha accolto la richiesta della Procura distrettuale di Catanzaro. Si tratta di un esponente di spicco della cosca posta al vertice della 'Ndrangheta sibarita, che si trova attualmente in custodia cautelare in carcere poiché coinvolto nell'operazione di polizia denominata Santa Tecla, condotta dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria catanzarese. Le indagini patrimoniali svolte dalle Fiamme Gialle hanno consentito di ricostruire un complesso patrimoniale costituito da beni mobili ed immobili, il cui valore è risultato sproporzionato rispetto alla capacità economica reddituale ufficiale dichiarata dall'arrestato e dal suo nucleo familiare. I militari del GICO hanno sottoposto a sequestro beni immobili comprendenti un appartamento sito a Corigliano Calabro, una ditta individuale, 2 automezzi e vari conti correnti bancari e postali, il tutto per un valore stimato di circa 1 milione di euro. Ed è annullato lo scioglimento dell'amministrazione comunale di Bagaladi in provincia di Reggio Calabria, una delle porte d'accesso al Parco Nazionale dell'Aspromonte. Lo ha deciso il TAR del Lazio accogliendo un ricorso proposto dall'ex sindaco Federico Pasquale Curatola e dai 12 ex consiglieri comunali, tutti a contestare i decreti con i quali nell'aprile del 2012 fu disposto lo scioglimento del comune per 18 mesi, nonché di quello che dispose la proroga dello stesso scioglimento. Cambiamo ora argomento. Anche se non ha raggiunto il quorum, l'UDC non è morta, quanto affermato dal coordinatore nazionale del nuovo centrodestra, senatore Gaetano Quagliariello, a seguito della conferenza stampa tenutasi alla Lamezia Terme per analizzare proprio il voto delle regionali del 23 novembre. Sentiamo. Ci fa l'analisi del voto sui risultati che ha ottenuto il suo partito in Calabria? Ma vede, è stata una campagna difficile ma anche piena di soddisfazione.
si è dimostrato che quando si ha una linea politica, un'identità, la schiena dritta, gli elettori capiscono e rispondono. Noi dobbiamo semplicemente andare avanti sulla stessa linea, favorendo la Calabria rispetto a qualsiasi altro interesse. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è chi ha vinto le elezioni e che deve governare, e le proposte spettano a chi ha vinto le elezioni. Noi riteniamo che per la Calabria sarebbe conveniente che il governo sia in qualche modo differenziato dalle istituzioni, cioè che la responsabilità istituzionale sia condivisa, e per responsabilità noi siamo disponibili a questo, ma è evidente che la proposta non spetta a noi, e dunque noi comunque andremo avanti per la nostra strada con la serietà e la determinazione che abbiamo dimostrato in questa campagna. E il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha convocato gli organi di stampa per presentare ufficialmente la riapertura del Palantimele con l'evento Lo Sport Torna a Casa. Il prossimo 7-8 dicembre si terrà una 2 giorni che rianimerà uno degli impianti sportivi più importanti di Reggio Calabria. Il tutto però è subordinato al parere della commissione di vigilanza che verrà chiesto nella giornata di oggi e che valuterà il completamento dei lavori. Vediamo. Sindaco, c'è molta fiducia che la commissione di vigilanza dia l'ok per proseguire l'attività all'interno del Palacafiore, tant'è che insomma avete pensato a questa 2 giorni che la preghiamo di esporre. Sì, una bella iniziativa fatta insieme alla Viola Basket nel solco di quello che ci eravamo detti una settimana fa, un palasport che viene restituito alla città e quindi la città che si riappropria di ciò che gli appartiene, quindi rientra anche formalmente in una struttura che purtroppo per tanti mesi, per 33 mesi esattamente, è stata chiusa e quindi privata per la quale la città non ha potuto usufruirne. Naturalmente noi oggi siamo un po' più sereni rispetto a 8 giorni fa. Perché? Perché se è vero che la Viola è già rientrata al Palaventimele, lo ha fatto con un animo di provvisorietà, perché insomma c'erano delle prescrizioni da dover onorare. Noi in questi 8 giorni e per i prossimi 5 continueremo a lavorare, naturalmente anche in collaborazione con la Viola abbiamo stabilito chi deve fare cosa sostanzialmente, e adesso la convocazione di venerdì prossimo della commissione di vigilanza la affrontiamo più tranquilli, perché insomma il lavoro che dovevamo fare noi e che ha dovuto fare la Viola insomma è stato fatto. E messa in pratica un po' quello che era l'idea, no? Di unire al fatto sportivo anche quello sociale con questa iniziativa. Sì, assolutamente, il programma poi è abbastanza ricco di eventi, naturalmente tutto fatto in forma un po' più contenuta, come deve essere anche l'immagine che noi dobbiamo dare della città. Il tempo degli sfarzi non è passato, noi oggi non possiamo puntare nell'immediato a grandi cose, ma dobbiamo attuare una sorta di politica dei piccoli passi, in piccoli gesti, in piccoli segnali che danno l'idea che la città piano piano, a poco sta ritornando alla normalità. In questo senso la 2 giorni che è stata prevista insieme alla Viola Basket, ma in collaborazione anche con altre associazioni, altre energie positive e attive della città, noi la vediamo in quest'ottica, in questa prospettiva. Ben ritrovati in studio. Ricatti per evitare la divulgazione su Facebook di filmati a luci rosse con protagonisti gli internauti pagati fino a 750 euro. Questa è la nuova frontiera del crimine sul web. A farne le spese sono stati già in centinaia in Calabria, tra uomini e donne tra i 20 e i 40 anni, di ogni età e ceto sociale, ma tutti rigorosamente fidanzati o sposati. Numerose sono state ad oggi, riferiscono gli uomini della Polizia Postale, le denunce. Il dossier L'antimafia dei fatti di Angela Napoli è stato presentato a Lamezia, un'analisi sull'economia intercettata dalle mafie e un'azione di contrasto per evitare che i territori non solo del sud subiscano questo disagio. Questo è l'argomento del libro, ma sentiamo.
È stato presentato al Grand Hotel La Mezia il libro dell'onorevole Angela Napoli, L'antimafia dei fatti, pubblicato da Falco. Insieme ad Angela Napoli c'erano Paolo Polichieni, il professor Giorgio Lofeudo, Michele Falco e Risveglio Ideale, l'associazione fondata dalla stessa Napoli. La presentazione del libro è un dossier che tiene conto anche dei contesti in cui deve svilupparsi l'azione di contrasto alle mafie, che proprio sul terreno economico drenano risorse a loro vantaggio e a discapito dell'economia legale e dei territori, non solo del Sud. È un libro che vuole essere una documentazione della vita e dell'attività parlamentare svolta sempre in supporto delle necessità della nostra terra, ma vuole essere anche un libro di incoraggiamento per proseguire e per aiutare a creare un futuro di speranza per i nostri giovani. Nel corso dell'incontro Angela Napoli ha ricordato il metodo, quello di denunciare e di fare nomi e cognomi, proprio come nel libro. Ha ricordato che c'è una bussola che guida, bisogna essere rigorosi nelle analisi, rigorosi nei principi, consapevoli delle difficoltà, ma con indicazioni di prospettive e di speranza racchiuse in due nostri storici motti. Andiamo avanti e le mafie sono ancora forti, ma si possono battere. E tutto questo si legge chiaramente nel libro. Per dimostrare che si può fare politica mantenendo i piedi per terra e soprattutto facendo un'antimafia non parolaia ma con i fatti. Rispondo io e ricordo la risposta. E ora vi raccontiamo l'esperienza dei ragazzi dell'Istituto Mario Ciliberto di Crotone nella città di Londra. Sentiamo. Sicuramente un'iniziativa lodevole questa mattina qui presso l'Istituto Ciliberto a Crotone, ragazzi che hanno conseguito comunque un traguardo importante per quanto riguarda anche la scuola ma il territorio. Certo, si tratta di una certificazione linguistica internazionale che i ragazzi hanno conseguito direttamente in Inghilterra ottenendo il livello B2 e B1. Diciamo, è stata un'iniziativa che ha riscosso successo da parte di tutti i partecipanti perché tutti hanno conseguito l'attestato di superamento dell'esame. C'è stato un viaggio abbastanza importante perché è durato 28 giorni, sono state tante le ore, ma alla fine hanno raggiunto un attestato anche a livello internazionale. Sì, come le dicevo prima hanno conseguito la certificazione linguistica internazionale che fa riferimento al quadro europeo, al quadro di certificazione europea. E i livelli sono B2, B1 e alcuni A2. Sono ragazzi dell'ultimo anno e quanti sono? Allora, sono ragazzi in totale i due moduli comprendono 32 ragazzi, due moduli da 16 ciascuno. Hanno preso parte ragazzi già diplomati, poi ragazzi che attualmente frequentano il quinto, attualmente frequentano il quarto. Dottoressa Romeo, sono 32 le soddisfazioni di questo istituto che questa mattina avranno riconoscimento a livello anche internazionale, quindi sicuramente un'iniziativa molto importante per quanto riguarda questo istituto. Un'iniziativa importante che significa una opportunità per i nostri studenti, ma soprattutto un valore aggiunto, perché i nostri sono tra i pochi che hanno una certezza di poter spendere il titolo di studio in settori produttivi e con anche opportunità concrete di lavoro, sia per quanto riguarda gli studenti dell'Istituto Nautico, Aeronautico, del Commerciale e dell'Istituto Tecnico Turistico. Quindi una opportunità importante perché questi 32 studenti più 15 anche dell'Istituto Tecnico Commerciale hanno una certificazione riconosciuta a livello europeo e soprattutto possono portare nella nostra comunità la conoscenza di una lingua che diventa sempre più essenziale. Ed è stato presentato a Rende il 10° rapporto della BCC Mediocrati. Noi c'eravamo.
Presentato nella sede della BCC Mediocrati di Rende, il rapporto annuale Mediocrati Demoscopica 2014 sull'andamento dell'economia locale. Oltre 8 gli imprenditori su 10 che dichiarano l'incapacità dei vari livelli istituzionali di incidere sulle politiche di sviluppo economico e sociale calabrese. Questo uno dei dati emerso da dossier. Assieme a partiti e regioni, al top della sfiducia con oltre il 90% di giudizi negativi del tessuto imprenditoriale, la congiuntura economica che si muove ancora nel segno della crisi per fatturato, produzione, ordinativi e investimenti, ma migliora l'indice di fiducia economico per il prossimo anno. Insomma, l'analisi del sentiment degli operatori economici calabresi non lascia spazio a dubbi. Permane una situazione di difficoltà per il tessuto imprenditoriale locale che sembra ancora incanalato nel tunnel della crisi, mostrando solo cenni di ripresa dopo i pesanti effetti della grave recessione economica. Si tratta di dati perciò che pongono in evidenza il basso tasso di fiducia che gli imprenditori accordano a tutti i livelli e in particolar modo alle istituzioni locali, organi di governo regionale, provinciali e comunali e ai partiti con le strutture tradizionali del consenso politico. Dal 10° rapporto emerge ancora una volta una situazione di crisi per il nostro territorio. Tutti gli indicatori che misurano appunto l'economia restano in area negativa, quindi ordinativi, fatturato e investimenti. Questo quadro negativo è ulteriormente aggravato da una grave crisi istituzionale, di fiducia istituzionale. Questo è l'elemento di unità del rapporto. Abbiamo misurato la fiducia nelle istituzioni. I dati non sono incoraggianti. Gli imprenditori esprimono bassissimi livelli di fiducia a tutti i livelli, soprattutto per i livelli istituzionali locali. Miglior barman italiano per Domenico Federico dell'Alexander Bar, che il prossimo anno si dovrà confrontare con i barman più qualificati al mondo. Sentiamo. Incontriamo Domenico nel suo habitat naturale, è il bar di famiglia che esiste da oltre 20 anni, anzi 23 anni per essere precisi. 23 anni di grandi successi, l'ultimo in ordine cronologico, il fatto che Domenico rappresenterà l'Italia, unico rappresentante per l'Italia, al Liber Training Center che si terrà a Singapore. Adesso ci spiegherai di che cosa si tratta e naturalmente questa è un'altra grande soddisfazione per te. Beh, certamente si tratta di un sogno che si è realizzato, perché comunque per accedere a questo importantissimo corso riservato all'elite del bartending mondiale bisogna passare per il premio Angelo Zolo organizzato dall'AIBES, Associazione Italiana Barman e Sostenitori. È un premio di caratura nazionale dove sono felice di dire ho vinto quest'anno, è stata la prima volta nella storia della Calabria che un calabrese si è imposto a livello nazionale in questa categoria riservata solo ai giovani bartender under 28. Quindi, passata la selezione nazionale, vincendo questo importantissimo premio, ho il diritto di andare a Singapore il prossimo anno a rappresentare l'Italia intera a questo corso che per noi barman rappresenta il massimo in assoluto. Top, quindi possiamo dire. Un'altra domanda, sempre in relazione a questo ambito e prestigioso riconoscimento che ti è stato dato, la prima volta dicevi in Calabria, in che cosa consiste poi sostanzialmente? Beh, il difficile dell'aver vinto questo concorso non sta solo nel preparare un drink di tua invenzione. Ecco, perché magari potrebbe essere solo soggetto al caso ad intercettare il gusto dei giudici, quindi diventa una cosa piuttosto sia un discorso di tecnica ma anche di fortuna. Il difficile del premio Angelo Zola consiste nel superare un esame difficilissimo scritto e orale, oltre alla preparazione di un cocktail, e la somma delle tre prove del punteggio finale e decreta il vincitore. Quindi per arrivare preparati a un esame del genere c'è da studiare tutte le sfaccettature, tutti i prodotti, la storia dei cocktail, cioè tutto quello che ruota intorno al mondo del bar. Dovresti avere una preparazione richiesta a un professionista, insomma, perché non si tratta, il lavoro del bar non comprende soltanto il miscelare, ma un vero bartender deve conoscere tutto quello che ruota intorno al mondo del bar, dal prodotto X alla storia del cocktail Y, ecco, per intenderci. Questo è stato il difficile, ha richiesto 2 anni di studio ininterrotti. E tu come hai vinto? Cosa hai preparato di particolare? Beh, la commissione esaminatrice ci ha imposto di preparare un drink a base caffè.
Abbiamo interpretato questo cocktail sulla base dell'Irish Coffee, ma la particolarità è stata quella di creare una panna aromatizzata al cioccolato bianco che, devo dire la verità, ha riscontrato un bel successo da parte della giuria tecnica. E in chiusura una notizia che parla di noi: da domani pomeriggio alle 15 parte una nuova trasmissione su RT Calabria, si chiamerà Approfondimento Calabria e parlerà dei temi che riguardano la nostra regione. Partiamo con una trasmissione sul tema dei rifiuti, un tema giornalistico con ospiti studio, affronterà l'argomento partendo dai dati sulla tassa rifiuti, dalle 15 alle 17, naturalmente sul nostro canale 12, con ci auguriamo tante telefonate da casa. È tutto, ora c'è la pagina sportiva. Arrivederci. Ritornare sulla sconfitta subita sabato scorso con il Modena è davvero spiacevole. Il 4-1 purtroppo ha evidenziato alcuni limiti di questa attuale rosa, che senza voler apparire giudici supremi non riesce a dare quella continuità che tutti vorremmo. Troppi gli errori commessi in fase difensiva e ancora una volta, senza voler colpevolizzare nessuno in particolare, ci rendiamo conto che alcune buone prestazioni di tutta la formazione in alcune partite non compensano, soprattutto numericamente, quello che attualmente sta dimostrando il Crotone. Siamo e saremo sempre vicini alla società, alla dirigenza, allo staff tecnico, in special modo a Massimo Drago, ma così non va. Può darsi, e ce lo auguriamo, che ad Avellino potrà esserci un ritorno di concretezza, ma si deve assolutamente correre ai ripari. Il compito non spetta a noi. Quello che possiamo dire con i nostri commenti è evidenziare tutto quello che c'è di positivo, come per esempio l'esordio in Serie B del giovane Nicoletti. Cosa ne pensi di questa prima tua apparizione? È stato un momento molto bello. L'aspettavi? Diciamo di sì, perché sono 2-3 settimane che mi alleno in prima squadra, la prima settimana un po' meno, poi dalla seconda e questa, quest'ultima sono andato sempre meglio con il ritmo e conoscendo anche il modo di giocare. Si è presentata l'opportunità e il mister me l'ha data e lo ringrazio tanto per questo. Bravissimo, cosa ne pensi di questa sconfitta? Una sconfitta che fa male, eh? Fa male, soprattutto non meritavamo quei 4 gol, sul quarto ho qualche responsabilità, devo migliorare su alcune cose, però brucia un po', dai. Un bel trittico ha regalato ai Lupi di Roselli la vittoria casalinga contro Ischia Isola Verde. 3-1 il risultato finale in un match che ha confermato il cammino in salita intrapreso dal nuovo Cosenza, che sta prendendo forma con l'arrivo del nuovo allenatore. A mettere al sicuro la vittoria il gol di Magli prima, di Calderini poi, e il sigillo finale con la rete di Tortolano, che finalmente inizia a farsi vedere. Il mister mi ha dato la possibilità mercoledì in Coppa Italia con la Salernitana e diciamo che ho fatto una buona partita, mi ha dato la possibilità ieri e con un po' di fortuna penso di averla ripagata. È stato un gol molto fortunato, però sono contento per la squadra, ci voleva i 3 punti, erano molto fondamentali. Sì, ci ho creduto, sono andato per fare il contrasto e Dio ha voluto che mi ha rimbalzato sul piede e ha fatto il pallonetto al portiere. Meno male, almeno anche un po' uno sblocco mio, e non penso che noi come Cosenza andiamo in campo e non pensiamo ai 3 punti. Noi per la città, per il pubblico, ma soprattutto per noi magari ce la mettiamo sempre. Sì, sono partite difficilissime tutti e tre, Martina, Versa e Benevento. Noi adesso pensiamo al Martina, però in questo girone non si dà niente per scontato. L'ultimo può vincere con la prima, la Regina può vincere con il Catanzaro e la Versa può vincere con il Matera. Insomma, il nostro girone, questo di C, è una seconda Serie B. Finché non ti ritrovi lassù veramente, non si può dire, perché qua se perdi 2 partite resta un'altra volta da capo a 12. Quindi niente, bisogna lavorare, sempre lavorare, c'è sempre da migliorare, anche con le vittorie dobbiamo migliorare. Quindi andiamo a Martina e facciamo la nostra partita e ci impegniamo al massimo come stiamo facendo. Domenica 30 novembre, grande festa per l'inaugurazione della nuova sede del Club Velico di Crotone. Complimenti per questa nuova sede.
ma soprattutto complimenti per tutto quello che il club velico sta portando a Crotone, ed è qualcosa di eccezionale. E infatti oggi facciamo festa su questi presupposti, tutti insieme, tutte le persone che hanno lavorato duro per arrivare fin qui e tutte le persone che hanno deciso di lavorare duro per andare molto oltre, per ospitare migliaia di velisti, per fare di Crotone sul serio la città della vela riconosciuta in tutta Europa e in tutto il mondo. Pensiamo che la città debba vivere questi avvenimenti, debba goderseli, debba essere partecipe, non debba essere spettatrice, ed allora le regate affollate, quelle numerose, quelle estive, si faranno in spiaggia. Inaugurazione della nuova sede del club velico importantissima, ma ancora più importante è quello che, grazie anche al suo aiuto, stiamo cercando di portare, anzi porteremo meglio ancora, nel giugno del 2016. Comunque è una realtà ormai il Circolo Velico Crotone, ma non solo avremo l'europeo, che saranno presenti 40 nazioni, ma già a luglio avremo la Coppa Aico, la Coppa Touring, e una tappa del circuito Kinder, dove avremo qua minimo 500 persone, cioè regata molto importante per noi, per la nostra classe. Questo, e mi corregga se sbaglio, è anche un modo per creare economia? Sicuramente questa realtà e le regate che ci saranno, vedrete già nei mesi a venire che ci sarà un'affluenza di squadre, anche squadre straniere, che verranno a Crotone, e penso che per la città sia molto importante. Una giornata importante, non solo perché si sta inaugurando una nuova sede, caro signor Sindaco, ma perché con il Club Velico si ha la possibilità di cominciare a far decollare quel turismo sportivo che è importantissimo per l'economia del nostro comune. Sì, assolutamente sì, insomma, fortifica un percorso che era già in atto e lo solidifica in maniera straordinariamente importante, con appuntamenti internazionali, e quindi dà il senso di un percorso iniziato in tutti i settori, e tutti i settori hanno momenti di importanza a livello nazionale. Il Club Velico è partito alla sordina inizialmente, arrancando molto per le difficoltà obiettive e per la novità del percorso, e con la insistenza e con la caparbietà che caratterizza proprio questa associazione, i componenti di questa associazione, sta affermando un principio e sta fortificando un principio che in Calabria ritengo sia essenziale. Se anche su questo, partendo da Crotone, il ragionamento riusciamo a svilupparlo anche a livello calabrese, credo che le tante importanze, le tante, diciamo, rilevanze che ci sono nella Calabria possono costituire un punto d'insieme a cui la Calabria può contare, anche avvicendando tra i diversi territori le possibilità straordinarie che ci sono in Calabria.